gara dell'International GT Open a Barcellona, atto conclusivo del 2017 con Antonio Felix da Costa che si invola in vetta alla corsa, mentre Fran Rueda viene risucchiato dal gruppo avvio eccezionale di Philip Fronwiller, che prende la seconda posizione con Caldarelli che battaglia con Farnbacher. Venturini invece accorto nella prima curva viene sfilato proprio dal pilota pescarese, neutralizzazione della gara per l'uscita della Ferrari di Johnny Molen. Si riparte con Venturini che deve guardarsi dal ritorno di Mac Rueda che supera Farnbacher, ma vengono entrambi beffati da un clamoroso Caldarelli che andrà poi a recuperare sino alla seconda posizione assoluta. La gioia moderata di Boaveng che salirà poi in vettura nella parte finale, tensione per il testa coda di Benham che rimane fermo, ma Pelli che deve fare l'impossibile per superare le vetture nella seconda parte di gara. Riesce però il pilota italiano a recuperare sino alla settima posizione, qui il sudato sorpasso su Rob Bell nella fase finale di gara. La tensione di Giovanni Venturini che potrebbe laurearsi campione dell'International GT Open, riesce anche a passare la Ferrari di casa Rinaldi. Il sorpasso per la vittoria invece di Albert Costa ai danni di Lorenzo Peralta Vega e Fran Rueda, che vede volare via il titolo per l'uscita al penultimo giro di Victor Boaveng. Dunque Marco Mapelli che chiude in settima posizione permette a Venturini di laurearsi campione sul podio con Albert Costa, anche Lorenzo Peralta Vega e Christian Engelhardt al debutto nel GT Open, titolo del 2017 che va nelle mani di un italiano, Giovanni Venturini.